UE di anticipazioni registrazione 29-12, Lavinia lascia studio per Campoli, Carola piange. Le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione di Uomini e Donne del 29 dicembre 2022 rivelano che ci sono stati vari colpi di scena. Occhi puntati in primis sul percorso di Lavinia e quello di Federico Nicotera, i due tronisti di questa edizione che continuano a portare avanti il loro percorso in attesa della scelta finale. Questa settimana, Lavinia ha fatto infuriare il suo corteggiatore Alessio Campoli. Mentre Federico ha mandato in tilt Carola. Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalla nuova registrazione di Uomini e Donne del 29 dicembre 2022 rivelano che Federico è stato protagonista di un esterno con Alice. I due si sono ritrovati a fare un percorso insieme in macchina e, a un certo punto, c'è stata anche la possibilità di trascorrere un po' di tempo insieme a casa del tronista. Peccato, però, che Federico ha preferito non sbilanciarsi oltre e non ha fatto salire nel suo appartamento la corteggiatrice. In studio, intanto, la reazione di Carola non è stata delle migliori. Le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che la corteggiatrice non ha saputo trattenere le lacrime. Carola è scoppiata in lacrime dopo aver visto quanto è successo tra Federico e Alice. A quel punto, è stato il tronista a prendere in mano le redini della situazione. Federico ha chiesto a Carola di ballare insieme e, in questo modo, ha provato a placare la sua delusione dopo aver visto quelle immagini in studio. Occhi puntati anche sul percorso di Lavinia che, nel corso della registrazione di questo giovedì 29 dicembre, si è ritrovata a dover affrontare uno scatto d'ira da parte di Alessio Campoli. Le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi rivelano che Lavinia ha scelto di fare una nuova esterna con Alessio Cordino e, tra i due, è scattato un nuovo bacio. Immediata è stata la reazione di Alessio Campoli, il pretendente non l'ha presa affatto bene e si è incavolato con la tronista per questo nuovo bacio concesso al suo rivale. Alla fine, Campoli se n'è andato dallo studio durante la registrazione. Immediata è stata la reazione di Lavinia, la tronista è uscita dallo studio per incorrerlo nel dietro le quinte della trasmissione e cercare così di farlo ragionare. Da quel momento in poi, però, Lavinia e Alessio Campoli non sono più rientrati in studio insieme, cosa sia successo sarà chiarito probabilmente nel corso della successiva registrazione. Thank you.